Un capolavoro pianistico di Debussy, L'Is Joyeuse del 1904, collega due generazioni di direttori d'orchestra. È un vero veterano, un vero direttore che è stato più a lungo sul podio come direttore principale e artistico dell'Accademia dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, vale a dire Bernardino Molinari, e un giovane al suo debutto sul nostro podio, Raphaël Paillarès. Nel 1904 Debussy scrive questo pezzo, uno dei più estesi, uno dei più complessi, uno dei più ricchi di colori, di timbri e di suggestioni, e Bernardino Molinari, che era amico di Debussy e con il quale ha scambiato un fitto carteggio, peraltro consultabile qui nella nostra biblioteca, bene, decide di trascrivere per orchestra questo brano. E la trascrizione è, a dire il vero, straordinaria. Tutti questi colori accennati nel pianoforte, suggeriti, diventano una pasta orchestrale di straordinaria ricchezza. Bernardino Molinari ebbe una straordinaria carriera di grande importanza per la storia del Novecento musicale italiano, battezzò numerosissime partiture in prima esecuzione assoluta, italiane e non, e però questo suo percorso si interruppe male subito dopo la liberazione, fortemente contestato in ben due concerti dal pubblico per la sua adesione piena e convinta al fascismo, e poi comunque la sua carriera conobbe un rapido declino subito dopo questi episodi. Ma vedrete che questa trascrizione comunque rimane certamente un'opera da consultare ogni tanto. Sempre la Francia sullo sfondo di questo concerto, con il secondo concerto per violoncello e orchestra di Camille Saint-Saëns. È il più famoso, il primo, lo conoscono quasi tutti gli amanti, come dire, delle sale da concerto. Il secondo non è meno bello, è meno eseguito. Forse i temi rimangono meno incisi nella memoria, ma è difficile, quando si tratta di questi grandi personaggi, cominciare a tirare le somme col bilancino. Più invenzione, più virtuosismo, si tratta di percorsi. Di percorsi che tratteggiano l'attività, la carriera, l'opera di straordinari compositori come Saint-Saëns. Questa composizione, un po' come la terza sinfonia, un po' come il quarto concerto per pianoforte e orchestra, apparentemente in due movimenti, ma ognuno dei quali però è diviso in due sezioni, per cui va a finire che sono quattro, insomma. Ed è caratterizzata da un virtuosismo spinto e a volte estremo. Nessun pericolo però di rimanere delusi, perché il violoncello solista è Luigi Piovano, ovvero il primo violoncello dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, che torna come solista in questa occasione, e il pubblico ne sarà come sempre, credo, entusiasta. Gran finale con la Sinfonia Fantastica di Berlioz. Si è detto di tutto su questo capolavoro, sappiamo qual è la storia: un personaggio si innamora di una figura, di una donna, la incontra e poi la rincontra a un ballo, poi la sogna in una gita campestre, poi si strafa di oppio, e purtroppo il personaggio fa questo, e comincia a pensare di ucciderla e poi di finire all'inferno e di ritrovarla lì, però ormai è diventata caricatura. Questa figura immaginaria è caratterizzata da un tema specifico, un'idea fissa, l'idea fix, che sentiamo variamente trasformata in tutta la composizione. All'inizio è, come dire, la pulsione di un cuore che palpita, sentite proprio l'orchestra che comincia a battere esattamente come un cuore, tutum, 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 appena questo tema si sente. Poi questo tema viene trasformato, alla fine è una specie di caricatura grottesca, un viaggio allucinante, quello di Berlioz, caratterizzato da una invenzione timbrica strepitosa. Diceva Pierre Boulez, Berlioz inventa la prospettiva in musica. L'orchestra diventa una fucina straordinaria di colori, un'orchestra che canta, un'orchestra che piange, un'orchestra che parla, è un'orchestra che festeggia, un'orchestra che borbotta, è un'orchestra che esplode. Berlioz fa con l'orchestra quello che contemporaneamente, negli stessi anni, facevano Paganini col violino e Liszt con il pianoforte, cioè inventa il virtuosismo orchestrale. Questa composizione è la più celebre del suo repertorio e vale sempre la pena tornare ad ascoltare questa esplosione di suoni.